Sant'Antonio che davanti a una parola del Vangelo ascoltata nella messa lasciasti la casa e il mondo per ritirarti nel deserto, ottienici dal Signore la grazia di essere docili alla sua volontà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Sant'Antonio che con la parola e con l'esempio sei diventato guida e maestro di tanti discepoli, ottienici la grazia di testimoniare con la vita la fede che annunciamo con le parole. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Sant'Antonio, che sia durante la preghiera, sia durante il lavoro manuale, hai sempre tenuto la mente rivolta al Signore, ottienici dal Signore la grazia di non dimenticarci mai di Lui. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Thank you.
Giuseppe. Ti tributarono re e imperatori. Avesti un minimo sentimento di vanità. Ottienici da Dio la grazia di non fermarci ad apparenze ed onori, ma di cercare solo e sempre l'amicizia di Dio. Gloria al Padre, al Figlio. Silenzio per la preghiera e dello Figlio e dello Spirito Santo.
in questo luogo del nostro passeggio e dei nostri incontri. Vogliamo pregare il Signore per intercessione di Sant'Antonio Abate. Diciamo insieme: ascoltaci e benedicici, o Signore. Ascoltaci e benedicici. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Preghiamo, ascoltaci e benedicici, o Signore. Guarda benigno questo nostro paese di Cerami. Tu conosci le vicende tristi e lieti del nostro passato, le gioie e le angosce del momento presente, i progetti e le speranze per avvenire. Ti preghiamo, ascoltaci e benedicici, o Signore. Per intercessione di Sant'Antonio Abate, stendi la tua mano su di noi e su questi fratelli che portano in processione la sua immagine, e fa che non ci dispiaccia di imitare Sant'Antonio Abate, come amiamo celebrare, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Procediamo in pace. Thank you.
Christus, ed eserciti della sua missione libera da ogni compromesso. Preghiamo. Perché qualsiasi istituzione, legge civile, educhi i cittadini al rispetto della vita, al valore della famiglia e all'impegno della fedeltà. Preghiamo. Perché l'educazione dei ragazzi e dei giovani sia trasmissione di valori umani e spirituali per la costruzione di una società nuova. Preghiamo. Perché noi cristiani non temiamo il sacrificio e la rinuncia per poter vivere con più coerenza il Vangelo di Cristo. Preghiamo. O Signore, noi ti invochiamo per l'intercessione di Sant'Antonio Abate, messaggero della tua verità, ma che ascoltiamo di cuore la tua voce e custodiamo fedelmente la tua parola, per Cristo nostro Signore. E preghiamo insieme con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sant'Antonio Abate, e gridiamo
Bravo. Thank you.
nome del nostro parroco Padre Michele Pitronacci, mi sento di ringraziare i sacerdoti che sono stati con noi oggi. Padre Francesco, che ha celebrato l'Eucaristia con noi, è stato con noi durante la processione di stamattina e di questa sera. Padre Pietro Antonio, che tutti noi conosciamo, che ha voluto onorarci con la sua presenza. E adesso invito lui per la preghiera e la benedizione finale. Grazie a Padre Michele per lo squisito invito nei miei confronti. A conclusione di questa processione, a questi splendidi ragazzi che hanno portato il santo, voglio dire che siete stati la testimonianza viva di quello che accade nella vita. Il Signore non ci toglie i pesi della vita, i pesi restano. Tante volte si chiamano fatica a lavorare, si chiamano problemi di salute, si chiamano problemi affettivi, i pesi restano, ma il Signore ci assicura che arriveremo fino in fondo. Il peso di questo percolo l'avete portato stamattina sotto il caldo cocente, l'avete portato stasera. Il peso il Signore non lo toglie, ma ti assicura che non sei solo. In 2000 anni di cristianesimo mai si racconta che qualcuno sia rimasto schiacciato sotto il percolo di Sant'Antonio, di San Sebastiano o di un altro santo. È la testimonianza viva. Portarlo, sì, come i pesi della vita, con la certezza che il Signore non permette che resti schiacciato. Il Signore dunque vi benedica per questa testimonianza splendida e impareggiabile, non a parole ma con le opere. Grazie. E a tutti voglio dire che quello che in questo mese a Cerami, ma in tutti i paesi del nostro circondario, si vive nell'esperienza della festa e camminare con i santi. Non accada un solo giorno, accada nei giorni quotidiani della vita, camminare con i santi. Cammini con Sant'Antonio quando non pronunzi menzogne, cammini con Sant'Antonio quando non calunni il prossimo, cammini con Sant'Antonio quando il tuo e non ti prendi quello dell'altro, cammini con Sant'Antonio quando non fai cadere nessuno, cammini con Sant'Antonio quando sei onesto nel tuo dovere, cammini con Sant'Antonio quando sei fedele. È grande camminare con Sant'Antonio per una sera. Signore, ci conceda sempre di camminare con i santi, con i nostri santi che hanno fatto la storia dei nostri paesi. Le radici di Cerami, come le radici dei nostri paesi, non sono in altre istituzioni, non sono in altri eventi. Noi ci riconosciamo solamente nei nostri santi e la verità è che ci troviamo tutti uniti quando ci sono loro. Tutte le altre cose ci dividono, solo i santi ci uniscono. Fidiamoci di loro e con loro e per mezzo di loro di Gesù. Ora la benedizione che vi imparto scenda soprattutto su chi ha problemi seri di malattia, su chi vede traballare la propria fede, su chi ha difficoltà nella vita. Non sentitevi soli e che il Signore, per intercessione di Sant'Antonio benedicente che è passato per le strade del nostro paese, vi possa consolare. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie alla confraternita alla quale mi onoro di appartenere, il Signore vi dia di continuare sempre su questa strada e grazie al Superiore. A nome di tutta la confraternita e a nome mio personale vorrei ringraziare tutti i sacerdoti che ci hanno onorato con la loro presenza a partire dalla novena, hanno celebrato la messa, sono stati in tanti e hanno accolto il nostro invito. Ringrazio particolarmente Padre Francesco che ci ha accompagnato per tutta la giornata, Padre Pietro Antonio che ci ha onorato la sua presenza, il parroco, nonché Padre Onesimo che si spende sempre nei nostri confronti. Ringrazio le autorità, sia civili che militari, che ci hanno collaborato. Ringrazio i portatori,
che non hanno tradito la nostra attesa, hanno onorato il Santo nella maniera migliore. E ringrazio tutta la cittadinanza del sostegno e dell'apporto. Grazie, viva Dio e Santo Antonio! Viva Dio e Santo Antonio!